Finora, qual è stato il momento più brutto della tua vita? Io sono un arbitro di calcio. Durante la mia prima partita, a 15 anni, appena sono entrato in campo, non ho fatto niente che già mi hanno iniziato ad insultare. A un certo punto della quarantena, litigavo tutti i giorni con la mia famiglia, 2 mesi, sempre con le stesse persone, con cui già litigo normalmente, abbastanza complicato. I primi anni del liceo, in cui ero abbastanza insicuro di me stesso, più che altro a causa del mio aspetto fisico. Quando la ragazza con cui ci provavo si è messa a limonare il ragazzo che mi stava antipatico davanti a me. La mia fidanzata, ci siamo lasciati, ci siamo rimessi insieme, poi mi è stato detto che no, diciamo per così dire. C'è stata quella parte di, come dire, illusione. Il momento in cui la mia famiglia si è cominciata a spezzare. In quel momento, visto con gli occhi di un bambino piccolo, non ero pronto a questa spaccatura. Mi ha lasciato come se non avessi più nulla a cui aggrapparmi. Il periodo dove, diciamo, venivo bullizzato e non rispondevo. Un mio caro amico si è suicidato. Quest'età è tutto molto fragile, le emozioni sono molto instabili e queste cose non te le sai spiegare, non te le sai spiegare mai. Credo sia stato quando è morto nonno, forse più brutto. E non era soltanto nonno, ma era anche era molto di più. Infatti, l'anno dopo sono stato anche bocciato perché sono stato malissimo, malissimo. 7 anni fa, sì, nel 2014, quando è venuta a mancare mia sorella. E il momento più bello? 21 settembre del 2016, quando è nata invece l'altra sorella, che si chiama Greta. Il superamento del periodo del bullismo verso i miei confronti. Penso al primo bacio con la mia ragazza attuale. Quello in cui ho trovato il mio strumento, il flauto traverso. Quando fate il tempo, vi riempiono di italiani. L'esame di terza media, anche perché i 2 anni, diciamo la seconda e la terza media, per me erano stati abbastanza difficili perché erano i primi 2 in Italia. Quando sono entrata a medicina, quindi quando ho detto che avevo superato il test. Il giorno del mio compleanno sono stata tutto il giorno con uno o due amici diversi, facendo anche cose molto semplici. Ho sentito quanto quelle persone fossero vicine. Il matrimonio dei miei genitori, io ho potuto vivere ad un'età in cui riuscivo a ricordarmi delle cose. Ogni momento in cui sono con la mia famiglia ridiamo e scherziamo. Forse serve a raggiungere uno scopo. Tu hai mai la sensazione che la tua vita vada verso una precisa direzione? No. Le cose che accadono nella nostra vita hanno un senso. No, sì, ce l'hanno un senso. Adesso quale senso? Non lo so. Non lo so, non lo so. Lo spero che abbia un senso. Nulla succede per caso. Secondo me il senso della nostra vita è quello di realizzare noi stessi per quanto riguarda i nostri obiettivi, i nostri ideali. È come se la felicità fosse l'obiettivo finale e tutto quello che succede è soltanto qualcosa che è compreso poi in una felicità finale che arriverà a un certo punto della vita. La vita è un esame grandissimo in cui le risposte più difficili sono i frutti proibiti, non so come dirlo, per vedere se abbiamo ancora quella fede, abbiamo ancora quella fiducia in Dio, in Allah. Poi diciamo se la superiamo, bene, se non la superiamo non sono Dio, quindi non so che cosa potrebbe succedere. Non credo che la mia vita sia mossa con dei fili, però credo nel fatto che nel karma. Non è che c'è scritto da qualche parte che quella cosa deve accadere. Quindi secondo me è tutto casuale. Che senso c'ha questo virus, le calamità, i terremoti, le cose? Però non, cioè, non posso dare una risposta. Se l'indomani magari si perde un familiare o qualcuno di caro, non c'è una ragione per cui è successo. Non te la puoi andare a prendere con qualcuno. Grazie a un avvenimento che magari nella mia vita è stato stravolgente, che mi ha sconvolto tutto. Io dico ok, questa l'ho passata, questo livello l'ho passato, ho capito che forse non è la fine del mondo neanche questo. Secondo me il dolore serve assolutamente. Mi ha aiutato a maturare tantissimo e mi ha reso, diciamo, sicuramente più forte. Il senso a volte prescinde, anzi, molto spesso prescinde da quello che tu puoi anche solo
provare a pensare. Io le poche volte in cui ho sperimentato una grandissima felicità è stata quando mi sono sentita strumento per qualcosa di più grande di me, che io non riuscivo a capire, che non riuscivo a controllare. Ma tu chi sei? L'Onnipotente. Eh? Il creatore del cielo e della terra, l'Alfa e l'Omega. Oh, ho capito dove vuoi arrivare. Bruce, io sono Dio. Bingo! Yazzi! E questa è la risposta finale? La nostra indagine dice... Dio! Bim, 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 bim. Beh, è stato un piacere, Dio. Grazie per il Grand Canyon e buona fortuna per l'Apocalisse. Secondo te, oggi, c'è ancora bisogno di spiritualità? Negli ultimi tempi questo si sta perdendo molto come cosa e si pensa solamente alla parte pratica della vita, ma io penso invece che vada coltivata, sì. Anche chi poi dice non esiste nulla, alla fine le domande se le fa. Ora magari le risposte scientifiche ce le abbiamo, ma come mai continuiamo ad avere un Dio? Sì, secondo me c'è bisogno, soprattutto in questo periodo, per credere e per sperare che vada tutto meglio. Per proprio in qualche modo cambiare l'atteggiamento che vedo molto spesso nel mondo, che è un atteggiamento di persone molto arrabbiate nei confronti degli altri, di anche di se stessi. Perché se no resti... Resti grigio, resti vuoto, resti povero, ma non povero che non c'hai soldi, resti povero di anima, proprio, ed è brutto quello. E tu, come vivi la spiritualità? Di solito cerco anche di trovare del tempo proprio per stare io in silenzio, o che ne so, con la musica, a pensare, solo a pensare. L'anima la sento protetta quando mi occupo del mio corpo, e la sento attiva e in pace quando, non lo so, quando mi occupo degli altri. Io provo a vivere tutto con la maggiore intensità e a cercare sempre ogni giorno qualcosa per cui valga la pena. Ok, questo mi ha lasciato il segno, questo mi ha lasciato il segno. Sì, penso che la mia anima almeno per ora sia abbastanza curata, sia pregando, sia ad esempio meditando da poco. E ciò che nutre l'anima è il relazionarsi con le persone, il provare i sentimenti, l'arte in un certo senso coltiva la tua parte spirituale, secondo me. Facendo sport. Gioco a calcio. Semplicemente con la lettura. Suonando la chitarra. In mezzo al mare, in cui vedevi questa vastità di fronte a te. La spiritualità in questi primi 18 anni della mia vita è stata marginale. Però è una cosa che vorrei riscoprire. Non andando per forza in direzione di una religione, ma proprio verso una nuova spiritualità. Mia. Non vado di solito a messa, però credo che per avere una spiritualità dentro se stessi si può fare benissimo anche da soli. La gente va a visitare posti che non conosce, giusto? Truman? Truman mi sta venendo da vomitare. Beh, siamo in due! Bloccata ogni via d'uscita. Sono perfettamente sincronizzato. Vuoi dare la colpa a me se c'è traffico? Dovrei. Quando qualcosa ti va male, con chi te la prendi? Con nessuno in particolare, cioè se proprio devo prendermela con qualcuno, me la prendo con me stesso. Con me stesso? Con me stesso. Me la prendo con me stessa. Forse direi con me stesso. Sì, con me stesso, penso. Per ritornare su quel discorso del bullismo, diciamo, ero triste, ero arrabbiato, ma... non ho mai pensato che fosse colpa dei professori, colpa dei miei genitori, colpa di Dio. Diciamo, mi sono sempre abbastanza addossato le colpe. L'autocritica serve sempre nella vita. Però ecco, cioè, giustamente poi io penso, una persona lì per lì che non riesce a ragionare a mente fredda, come una persona gli dà il pretesto, cioè magari c'ha avuto una brutta giornata, e sfoghi su di lui, cioè infierisci sull'altro subito. L'istinto ti porta a fare danni. Lo so che può sembrare brutto, ma se ho una persona davanti che mi ascolta, me la prendo con lei. Cerco di evitarlo, però se sono nervosa può capitare che... Il poraccio che passa di turno mi spiace per lui, però divento intrattabile. Sì, anche i genitori, perché sono i principali a cui magari do la colpa per tante cose. I genitori e la famiglia in generale, ecco, sono loro a risentire le conseguenze. Specialmente mio fratello, che appunto è la persona più vicina a me. Fai caso, se io sto a mettere apposta la lavastoviglie e passo il piatto a mio fratello, e mio fratello mentre lo sta a mettere cade, è colpa di mio fratello, non è colpa mia. E te la prendi mai con Dio?
A volte me la prendo con un po' con il caso, la sorte ce l'ha con me, però in realtà non ritengo che ci sia effettivamente un'entità che regola questo. Tutto ciò a cui io non riesco a ricevere delle risposte, di conseguenza lo proietto su Dio, quindi mi è capitato tantissime volte di chiedere perché. Cioè, quando si è arrabbiati ce l'ha, cioè si può, come posso dire? No, con Dio mai. Mi sento in colpa perché non me la posso prendere con Dio, cioè non credo che sia Lui la causa di tutti i problemi. Spesso ne ho parlato anche in parrocchia, eccetera, e dicono sempre fa tutto parte di un disegno più grande di te che non puoi capire. E io mi arrabbio perché dico, ma fammelo capire sto disegno così sto più tranquilla. Io faccio fatica a definire il mio rapporto con Dio, però penso che più questo si avvicina a un rapporto vero che è fatto di dialogo, di scontro, di incomprensioni, più poi diventa importante nella tua vita. Assolutamente, cioè se dovessi vivere religione solo per essere rispettoso e seguire regole non ne beneficerei di nulla sicuramente. Da piccolissimo forse credevo che da qualche parte ci fosse un Dio. Diciamo mi rivolgevo un po' a lui. Mi ricordo io all'Europeo del 2012, che l'Italia ha fatto un grande europeo, siamo arrivati in finale. Io ci speravo molto, mi rivolgevo sempre a Dio dicendogli dai con la Germania vinciamo, con la Germania in semifinale vinciamo 2-0. Poi dico in finale prego questo Dio che mi ero creato io, che non è il Dio che ti impongono, capito? Era un Dio mio che mi ero creato io da solo. Mi appello a questo Dio e niente, poi perdiamo, quanto era, 4-0 in finale con la Spagna. Io con la mia ingenuità infantile ho capito che un Dio che ti tutela forse non esista. Però, quindi, dopo questo piccolo Dio che mi ero inventato io, ho inquadrato meno una figura con cui sfogarmi, con cui prendermela. Diciamo, tendevo spesso a tenermi molte cose dentro e a riversarmela addosso da solo nei momenti più solitari, e questa cosa da piccolo, ora so meglio come gestire la cosa, però da piccolo non hai nessuno, cioè sì hai i tuoi genitori, ma i genitori non sanno spesso cosa c'è dentro la testa di un bambino.